Il presidio industriale e automobilistico più importante non solo in Abruzzo ma in tutto il centro Italia si prende una pausa, anche se breve, annunciando in due fasi distinte, dal 10 al 23 giugno e dal 24 giugno al 7 luglio, cassa integrazione per circa un migliaio di dipendenti. Stiamo parlando della Stellantis di Atessa, ex Sevel, che mette a riposo forzato 380 operai e 20 impiegati prima e 570 operai e 30 impiegati poi, adducendo come motivazione un sensibile calo di produzione sul fronte dei veicoli cabinati e di quelli cosiddetti a passo corto. Una pausa fisiologica che in apparenza non dovrebbe destare particolari preoccupazioni, ma che, visto il contesto storico ed economico, di preoccupazioni ne desta e come. A lanciare un grido d'allarme le principali sigle sindacali, FIMCISL, UILM, UIL e FIOM-CGIL, che temono un indebolimento del prestigioso presidio industriale leader nella produzione dei veicoli commerciali a vantaggio di produzioni estere in Messico, Francia e Polonia. C'è preoccupazione perché Sevel, ex Sevel, Stellantis oggi è una delle principali fonti di ricchezza della nostra regione, perché poi in realtà intorno all'ex Sevel ruota un indotto particolarmente importante che oggi allo stesso tempo ha ripercussioni per quanto riguarda il furgone che viene prodotto in Val di Sangro, ma vive invece un importante incremento di volumi che vanno verso l'estero, verso il Messico, e questo ci porta a iniziare a preoccuparci perché forse ci sono anche delle dinamiche particolari all'interno del gruppo che in qualche modo penalizzano lo stabilimento di Atessa. C'è una sorta di concorrenza per veicoli che vengono fatti in Francia, che sono quelli piccoli, quindi il furgone a passo corto. Lo stesso furgone il più quotato che viene fatto ad Atessa oggi viene fatto anche in Polonia e nel Messico c'è un'ulteriore produzione, quindi oggi stiamo vedendo il calo più importante proprio qui ad Atessa.